Se noi l'anno scorso con un decreto del Ministro Speranza firmato ad agosto avemmo riconosciuti per il nostro bilancio della sanità 390 milioni di payback farmaceutico, quest'anno ad oggi, siamo a fine novembre, non abbiamo visto riconosciuto un euro. Eppure la Toscana dal 2019 al 2022 in quattro annualità ha un credito verso coloro che producono dispositivi medici di 420 milioni. È evidente che da quella misura dipende tutta l'impostazione del bilancio. Se ci viene riconosciuta, noi il bilancio della sanità l'abbiamo chiuso e spero che questo avvenga. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla prima giornata del forum Rischi in Sanità ad Arezzo era il 21 novembre. Il tema dei possibili tagli alla sanità in Toscana o peggio l'ipotesi di un aumento delle tasse si gioca nei prossimi giorni. L'alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre scorso non potrà non pesare nella ripartizione dei fondi regionali. Il 7 dicembre è previsto il faccia a faccia con il ministro della Sanità, Orazio Schillaci. E quello che cerchiamo di fare è un incontro molto importante il 7 di dicembre con il ministro per capire se non ci dessero quello che ci spetta per legge, il payback farmaceutico, come il governo intende rimediare e conseguentemente darci le risorse necessarie.